E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Poker64 e oggi vi vorrei mostrare la mia collezione di videogiochi Nintendo e anche non Nintendo perché sono un po' mischiato, quindi vabbè, non importa, iniziamo subito la collezione con la mia prima console e la prima generazione di videogiochi che ho mai avuto. Stiamo parlando del famosissimo Nintendo DS. Allora, i giochi per il Nintendo DS sono The Sims 3, Brain Training, Art Academy, New Super Mario Bros., Spore Creatures, Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve, Mario Kart 7, no, scusate, DS, Cooking Mama, The Legend of Zelda Phantom Hourglass, Rhythm Paradise o Rhythm Haven, Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco. Questa è tutta la mia collezione del DS, ho anche i tre, ma mi si è rotta la copertina. Poi, qui la console mi si è un po' rotta, qui proprio, e alcune volte non fa, cioè lo schermo superiore diventa bianco, solo in una certa posizione da segni di vita. Allora, poi la mia seconda generazione, quella del Wii, la mia prima, cioè la mia prima e unica console portatile, cioè console fissa, e anche una delle più belle. I giochi per Wii sono Super Mario Galaxy 2, Wii Party, Wii Sport Resort, Wii Sport, Mario Kart Wii, Hannah Montana il tour mondiale che non è mio, di mia sorella, vabbè, Just Dance 4 e basta. Sono pochissimi i giochi per Wii, anche se questa non è mia, cioè era di un'amica mia, cioè era di mia sorella che gli aveva prestato, poi si è scordato di ritaglierlo, quindi vabbè, non importa. Poi, come terza e ultima generazione, mia console preferita, abbiamo qui il Nintendo 3DS nero, non è quello che è appena uscito, è la versione vecchia, XL. I giochi per Nintendo 3DS XL sono Luigi's Mansion 2, Paper Mario Sticker Star comprato da poco, The Sims 3, Il Professor Layton e l'Eredità degli Aslan, The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D, Inazuma Eleven 3 o Gran Attacco. Questa è tutta la mia collezione di videogiochi, sono molto pochi, ma è quello che avevo, cioè ho solamente tre console perché le ho comprate tutte nell'ordine in cui sono usciti, quindi è un po' particolare la storia. La racconterò una prossima volta. Ma avevo anche Mario Kart 7, però la copertina si è sfasciata e quindi non ho potuto presentarlo, cioè con solo la copertura di plastica. Comunque tenete conto che anche Mario Kart 7. Quindi il video qui è terminato, e ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al mio canale, seguite i miei video e seguite soprattutto anche le mie let's play. Iscrivetevi, lasciate un commento, mettete mi piace, tutto quello che volete, seguitemi su Twitter. Vabbè, no, scherzo, solo se l'avete, non è obbligatorio. Comunque iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!